Buona giornata e buon inizio settimana amici da Massimo Foghetti. Oggi è lunedì 24 gennaio 2022. Il sole sorgerà alle 7.31 e tramonterà oggi alle 17.07. Vediamo subito qual è il santo del giorno perché è un santo a noi, dico a noi perché non solo a me, molto caro. San Francesco di Sales. San Francesco di Sales. Eccolo lo vediamo qui nella grafica. Sales si trova nella diocesi di Ginevra, in Savoia. Francesco nacque nel, 1600, nel 1567 in quel castello che era di proprietà dei conti della sua famiglia. Conf, compì i suoi studi prima a Parigi, poi a Padova, perché il padre lo aveva indirizzato negli studi di legge, voleva diventare appunto un dottore in legge. Però Francesco si fece sacerdote e, nonostante che i suoi gli avessero preparato anche un bel matrimonio, combatté da sacerdote l'eresia di Calvino e per questo fu anche sul punto di essere assassinato più volte. Ma la sua dolcezza alla fine conquistò tutti e fu appunto venerato, fu, fu appunto ammirato per questo, per la sua mitezza. È protettore dei giornalisti, degli scrittori e dei sordomuti, ecco perché è caro ovviamente a chi fa la rassegna stampa. Dunque San Francesco di Sale, auguri a tutti coloro che si chiamano Francesco. Diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo, vediamo come... Dopo il tempo buono della settimana scorsa eh, il cielo si sta rannuvolando, le nubi sono in aumento con qualche precipitazione, specie sui settori meridionali della regione, eh, forse ci sarà anche qualche precipitazione nevosa tra i 500 e i 700 metri. Fa freddo comunque, copritevi perché insomma le temperature sono in calo, sono in ribasso. E ora diamo un'occhiata alle notizie della giornata di oggi a partire dal resto del Carlino. Apriamo il giornale di Pesaro e vediamo che c'è una notizia di economia all'inizio. Più aziende nate di quelle morte e la cassa integrazione è in discesa. Sono i dati di fine anno della Camera di Commercio, quindi il rapporto della CGL. La provincia ha tenuto la provincia di Pesaro Urbino e infatti il pesarese ha fatto meglio delle altre quattro province della regione per quello che riguarda il saldo tra imprese che hanno cessato la loro attività e quelle invece che sono nate. Quelle morte alla fine del 2021 e quelle che sono nate con un più 0,73%. Hanno chiuso l'attività 1590 imprese, ma ne sono nate eh, 1875, con un saldo positivo di 285 società. Meglio di Pesaro ha fatto solamente macerata a livello regionale, quindi un'iniezione uh, di fiducia in più per quanto riguarda l'economia, nonostante tutti i problemi che travagliano le aziende proprio in questo periodo. E poi vediamo l'atteggiamento eh, particolare di un ristoratore che ha chiesto un Green Pass a un suo cliente ma ha ricevuto una risposta particolare. il ristorante con le leggi fai da te», intitola il Carlino. Qui il Green Pass non si controlla. Alla quercia di Sant'Andrea in Villis il titolare Cristian Marinelli ha adottato la strategia della vigile attesa. Ha scritto al garante della privacy per avere certezze sul certificato verde. Se non mi risponde ha detto si entra. Ebbene Marinelli si è distinto anche in passato per quanto riguarda eh, il suo atteggiamento nei confronti del Green Pass e questa volta evidenzia un caso particolare. Un cliente voleva querelarlo perché il ristoratore gli aveva chiesto il Green Pass. Mi ha detto che non aveva il diritto di sapere se lui avesse fatto il vaccino oppure no. Allora cosa ha fatto uh, Marinelli? Marinelli ha scritto al garante della privacy chiedendo appunto Lumi su questa questione. Fino adesso non ha ricevuto risposta. Quindi al momento lui si astiene dal controllare. Insomma, non spetta a me, se non ho uh, appunto direttive in merito, lui dice non mi attivo. E vediamo il bollettino del Covid in questo articolo di spalla con un fondo per vinca, diciamo così. Sono 1293 i contagi in provincia, terapie intensive sono stabili, 5483 i nuovi contagi in tutte le Marche secondo il bollettino Covid di ieri. Ma l'incidenza cumulativa su 100.000 abitanti Risulta solo in lieve rialzo rispetto a ieri. Infatti è passata da 2609,65 a 2643,05, con la curva che si è in sostanza quasi appiattita negli ultimi tre giorni. È ancora il capoluogo di regione Ancona a rilevare il numero più alto dei casi. 1563, seguite dalle provincia di Pesaro Urbino, 1293, Macerata 991, Ascoli Piceno, 798, Fermo 623. 215 contagiati provenienti da fuori regione. Nelle terapie intensive ci sono 53 pazienti come ieri e non sono aumentati, oltre il 70% dei quali non vaccinati e il tasso di occupazione dei posti letto è del 20,7%. Ieri si sono avute 4 vittime, insomma sono sempre 3, 4, 5 le vittime che si segnalano in regione per il Covid. Ebbene, Pesaro ieri, per Pesaro ieri è stata una giornata di festa particolare, non solo perché era domenica, ma perché hanno voluto i pesaresi festeggiare Sant'Antonio Abate con la benedizione degli animali, dai cavalli fino ai criceti. La piazza è degli animali, intitola il Carlino, la tradizionale benedizione in occasione appunto della festa di Sant'Antonio Abate. C'erano anche asini, pappagalli, pesci, oltre cani e gatti, una mattinata di festa, tanti dunque gli animali presenti, c'erano anche conigli, appunto eh, ogni, ogni genere di animale di affezione. Insomma, e sono stati benedetti da padre Aldo Marinelli. E del convento di San Giovanni che ha recitato la preghiera e ha ricordato, in questo caso molto opportunamente, l'arca di Noè. Si incendia la coperta elettrica grave un'anziana. La donna, già paralizzata a letto, era impossibilitata a parlare e quindi ha dato l'allarme al marito battendo un oggetto sul pavimento. Però ha riportato gravi ustioni del terzo e quarto grado. Si tratta di una donna di 77 anni che l'altra notte ha rischiato di morire a causa appunto delle ustioni. È accaduto in via Raffaelli a Pantano, la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno all'1:50 dal marito della malcapitata pensionata che ha chiesto aiuto ai pompieri. Perché la moglie si era gravemente ustionata alle gambe, ha avuto delle bruciature sul 15% del corpo, per colpa appunto di una coperta presumibilmente elettrica che ha preso fuoco per un cortocircuito. Beh, se ha preso fuoco per un cortocircuito, per forza era una coperta elettrica. Comunque attenzione ad usare certi espedienti. Tutto è partito da una scintilla causata da un difetto di funzionamento. Sport invernali, le montagne fanno il pieno. Ieri tantissimi gli utenti, gli sciatori, negli impianti del Catria e del Nerone. Istituito anche il servizio navetta da Serravalle di Carda al rifugio Corsini. Si sono notate anche molte presenze che provenivano da fuori regione. Il manto nevoso era perfetto e quindi la gente si è divertita e per fortuna non si è verificato nessun incidente. Il Carlino poi evidenzia. Uh, il decesso di un pensionato di 74 anni ieri eh, a Ponte Sasso, forse colpito da un infarto, ma era morto da alcuni giorni in una abitazione appunto e i vigili del fuoco sono stati chiamati dai vicini. Eh, è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.00. I vicini di casa, non vedendolo più da qualche giorno e non sapendo chi chiamare dei parenti, si sono appunto oh, riferiti ai vigili del fuoco. Open day, solo 366 dose e file ridotta al minimo per quanto riguarda le vaccinazioni a Fano. Ieri al Codma di Rosciano un flusso sotto le previsioni fatte giorni fa. Molti si sono presentati per anticipare il vaccino, altri per fare la prima dose. E sono state 366 le dosi somministrate durante l'Open Day di ieri al CODMA nella frazione di Rosciano. Flusso al di sotto delle previsioni ma costante per tutto il pomeriggio a partire dalle 15 e fino alle 20 nulla di paragonabile da quanto era accaduto nei giorni precedenti dell'8 gennaio quando addirittura intervennero i carabinieri e la polizia locale per impedire l'accesso a una fiumana di alto eh, insomma che si era messa in coda ed erano nate anche molte proteste. E si torna a parlare del caso AZET con i suoi rapporti con Marche Multiservizi oggi sui giornali perché nel pomeriggio di oggi ci sarà una riunione della Commissione di Garanzia e Controllo convocata dal Presidente con l'assessore alle partecipate Samuele Mascarin per appurare appunto il problema eh, che è nato in questi giorni, ovvero si deve instaurare un rapporto un dialogo con Marche Multiservizi oppure come sostiene Mascherini, insomma, la cosa ormai è definita e l'Aset deve andare avanti per conto suo. Caso Aset l'opposizione soccorre Mascarin perché l'opposizione si schiera dalla parte di Mascarin coerente con quanto aveva sempre propugnato in passato. E questa era l'ultima notizia che pubblica oggi il resto del Carlino. Diamo un'occhiata quindi al Corriere Adriatico partendo da, dalla notizia del giorno, anche se non è una notizia locale, ovvero eh, l'elezione del Presidente della Repubblica, a cui contribuiranno tre esponenti della Regione Marche. E lo vediamo qui chi sono, sono il Presidente della Giunta, eh, Acquaroli. E poi abbiamo Maurizio Mangialardi e il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Ebbene, sono tre persone emozionate perché nessuno dei tre ha mai partecipato ad un'elezione del Presidente della Repubblica ed è un incarico importante quello che, si, che accingono ad assolversi. Il titolo è sulla lunga notte. Il centrodestra naviga a vista dopo il ritiro di Berlusconi, il leader della Lega Salvini non ha svelato ancora la sua rosa. E qui si gioca un po', c'è una tattica, una strategia, perché poi i primi nomi vengono sempre bruciati. I democrat con l'Etta ci vanno cauti e attendono le prossime ore per svelare anche loro la loro strategia. Draghi è ancora in corsa, nonostante che alcuni partiti si siano pronunciati contro la sua elezione a presidente. È la prima elezione della mia vita, ha dichiarato Francesco Acquaroli. È la prima volta che partecipo alla nomina del presidente della Repubblica. Una grande emozione forte, fortissima, dice appunto Acquaroli e che poi ritorna nella Camera dove era appunto deputato, carica che ha lasciato per diventare presidente della Regione. Pagateci il costo dei tamponi o cessiamo di farli ai pazienti, parlano così i medici di base. Sappiamo che i tamponi si possono fare in tre modi, negli ambulatori privati, si possono fare nelle farmacie e si possono fare dei medici di base. E gli ambulatori privati e nelle farmacie ovviamente si pagano e li paga l'utente, ma se si fanno dal medico di base non si paga. E appunto i medici chi li paga? È appunto un interrogativo che eh, hanno così, eh, pubblicato, hanno esposto i medici di base eh, sotto forma di ultimatum, perché nonostante le loro richieste a questo proposito non hanno mai ricevuto risposta. Ultimatum dei medici di base alla regione. In bilancio non è previsto nessun capitolo di spesa e c'è chi aspetta i ristori da luglio scorso, l'equipe USCA, oberati da un incarico di lavoro eccessivo. Insomma anche i medici di base eh, hanno bisogno del loro riscontro. Le nuove regole per la DAD, agevolazioni solo per l'ASUR, i presidi anche sulla piattaforma segnalazioni. Nulla cambia per le scuole, ma ci sono diverse classi che sono in DAD per il riscontro di studenti positivi al loro interno. Bolletti e beni primari, nuovi fondi anticrisi, Rossini della CGL chiede ai comuni di prevedere aiuti per le fasce deboli. Pesaro l'ha fatto, l'ha fatto con un incontro preventivo prima dell'approvazione del bilancio. Fanno invece approvato il suo bilancio, ma l'incontro con i sindacati non l'ha fatto. Rischiamo una vera emergenza sociale, ha dichiarato Rossini, appunto, il segretario provinciale della CGL. A fuoco la coperta elettrica, una donna ustionata alle gambe. La vittima di 77 anni soffre di afasia ed è paralizzata, ma è riuscita a chiedere aiuto. Il marito ha chiamato i soccorsi e ricoverata in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita. A Vallefoglia si parla di arcieri, arcieri che si fanno valere tra i risultati e il consiglio. Nel direttivo LAM eletto Solforati, il gruppo di Sant'Angelo organizza due date. Si tratta di Sant'Angelo in Lizzola, la disfida sarà il 5 giugno prossimo, ma già il 24 aprile verrà organizzato l'appuntamento a Monbaroccio e quindi eh, è bello a vedere eh, queste gare, è bello ammirare gli arcieri che hanno poi questo modo di riesumare l'atmosfera del eh, medioevo, oltre che a dimostrare la loro bravura. A Urbino, turisti aumentati nel 2021 del 17%. Urbino riparte dopo l'anno del Covid ed è il direttore provinciale della Confcommercio, Amerigo Varotti, che analizza i dati di arrivi e presenze e sostiene l'assessore Cioppi, che è l'assessore al turismo. Del comune di Urbino. Il risultato positivo non è avvenuto ovviamente per caso, c'è dietro un lavoro che, pur con i limiti dettati dalle chiusure, dalle conciliazioni di fiere ed eventi, dalle restrizioni per i turisti stranieri, ha fatto l'assessorato al turismo del comune di Urbino un impegno veramente produttivo a cominciare dall'adesione al progetto, purtroppo ampiamente sottovalutato, dice Varotti, di itinerario della bellezza della Cofcommercio, che in questi cinque anni ha promosso Urbino, così come ha promosso diversi comuni, tra eh, Pesaro Fano, Gradara, Mondavio, Pergola, Cagli, Fossobrone, insomma sono diversi comuni che hanno approfittato, che hanno avuto dei benefici in merito a questa promozione di itinerari della, bole, della bellezza, una promozione che ha toccato poi diverse fiere e mercati che riguardano il turismo. Sulla pagina di Fano abbiamo un articolo formato da Furlani per quanto riguarda eh, la situazione di Aset, eh, chiarezza sul futuro di Aset e eh, sulle e sul progetto del digestore. Oggi la commissione Control, assessore e dirigente convocati oggi sulle quattro proposte industriali, le minoranze marcano la correttezza dell'azione di Mascarin in base alle delibere del Consiglio. E la giunta si impegni per l'azienda speciale e una presa di posizione di bene comune che rilancia la richiesta di una gestione pubblica dei servizi su base provinciale. Un altro articolo che riguarda la pagina di Fano riguarda l'archeologia. Palazzo Nolfi scavo per il mosaico, non sappiamo se è di una domus. A parlare così è l'archeologa Ciuccarelli della soprintendenza ai beni archeologici delle Marche, competente per quanto riguarda Pesaro, Fano e Senigallia, che interviene sul piccolo ritrovamento, piccolo ma significativo ritrovamento di un mosaico romano durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Nolfi, dove dovrebbe insediarsi l'archivio di Stato di Fano. Ebbene, è un eh, ritrovamento significativo, ma ancora deve essere studiato, deve essere esteso, perché la superficie ritrovata è molto molto ridotta e quindi occorrono nuovi sondaggi, nuovi scavi per verificare effettivamente la portata di questo, eh, di questo rinvenimento. E poi il discorso che fa la Ciucarelli si allarga un po' a tutta la zona archeologica di Fano, una zona molto molto importante perché a Fano... In qualsiasi punto si facciano dei lavori, si facciano degli scavi, si trova qualcosa del suo passato. Infatti, la città è nata, eh, e si è evoluta strato dopo strato su se stessa. Radicchi è il nuovo direttore della Confesercenti di Fano, la nomina della giunta provinciale per il congedo lavorativo è andato in pensione di Tiziano Pettinelli. E qui vediamo i due, eh, i due interpreti di questo passaggio di consegne, da una parte Tiziano Petinelli, dall'altro Matteo Raditti, che è il nuovo direttore della Confesercenti di Fano, che in queste righe evidenzia il suo impegno per l'associazione di categoria. E a frontone ovviamente si parla del pienone sul Catria per quanto riguarda gli impianti sciistici, Grande affluenza sabato e soprattutto ieri, gli impianti aperti anche oggi. Il Catria ha concesso il Bisse dunque. Nel weekend la montagna più alta della provincia è stata nuovamente presa d'assalto da tanti appassionati provenienti da tutte le marche e anche dalla vicina Umbria e anche dalla Romagna. Eh, il comprensorio sciistico, dopo il sold out dello scorso weekend, ha fatto registrare un nuovo pieno nella giornata di sabato e il pienone addirittura di ieri e oggi poi si replica. Poi vediamo qui la notizia del rinvenimento di una persona morta a Pontesasso e a San Costanzo fondi comunali per assistenza anti Covid e arredi natalizi, contributi al circolo velico Proloco e all'associazione Nuova Cerasa. Sulla pagina di Senigaglia si parla delle tariffe della Tari che, eh, il cui ammontare viene dilazionato fino a marzo. Eh, il governo ha concesso ai comuni questa proroga e il comune di Senigallia ne approfitta. Andrebbe recuperata anche la rata del 2020. Dalle famiglie vanno incassate, secondo le previsioni dell'amministrazione comunale, 840.000 euro. Usiamo la proroga concessa dal governo, ha detto l'assessore Bizzarri. E poi sparisce di casa, scattano le ricerche, ma poi ritorna. Si tratta di un cinquantenne che si è giustificato un vole, con un volevo riflettere. Ma a parte questo impegno delle forze dell'ordine, che hanno appunto esteso eh, le ricerche su un vasto territorio, eh, c'è stato anche un weekend di intensi controlli preceduti da una doppia multa in un locale. Un cliente e il titolare sono stati multati dalla polizia perché il primo non aveva il Green Pass e nell'ambito dei servizi disposti dal questore di Ancona, coordinati dal commissariato, e sabato sono stati effettuati numerosi controlli in città tra lungomare, giardini pubblici, circoli nelle frazioni e centro storico. Dunque i controlli ci sono, attenzione a rispettare le regole per il bene proprio ma anche per il bene degli altri. Concludiamo con le notizie di sport. Oggi è lunedì e purtroppo dobbiamo registrare un risultato negativo di una gara tanto attesa per il ritorno del campionato come quella tra la Visse e il Teramo. Vediamo che per la VIS è andata poco bene, anzi dobbiamo dire che è andata male, perché la VIS ha perso. ha perso episodi e distrazioni, la VIS mastica amaro, intitola il Corriere Adriatico. Tanti giovani è partita subito in salita, il Teramo ne approfitta e fa il pieno, il risultato è 0-2. Con la vista appunto che perde questo confronto. Rigore netto, negato all'11 bianco rosso, ma adesso è inutile piangere, bisogna guardare avanti. Invece il fano ancora non, ha, eh, non scende in campo, eh, resta a, a meno 2 dalla salvezza. Alla luce dei risultati di ieri, i granata fermi per il Covid al Porto D'Ascoli. Sono al terzultimo posto. L'attaccante Broso dice: Sono sicurissimo che questa squadra farà una gran girone di ritorno. E queste dichiarazioni sono un po' come una iniezione di ottimismo per il successo della squadra. E vediamo la VL, il basket. VL che rabbia, resta senza Jones e cade a Trieste. Nella fase calda della sfida, anche Moretti è costretto ad uscire. Così la rimonta della Carpegna prosciutto resta solo un sogno. Insomma è andata male per le squadre pesaresi sia per il calcio che per il basket. Ma insomma, la rinascita è sempre possibile. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno. A occhio alla notizia delle ore 20.30 di questa sera, condotta da Simona Zonghetti. Questo per il momento è tutto. A risentirci buona giornata.